Mi rivolgo al nostro gradito ospite, Don Giovanni. Buongiorno, Don Giovanni. Buongiorno e buon anno a tutti. Eccolo qui, grazie per essere venuto. Naturalmente, i migliori auguri del 2015, quest'anno che è appena arrivato. Eccolo qui, ce l'abbiamo, il 2015. Allora, Don Giovanni, un bilancio, il 2014 adesso è alle spalle. Ecco, cosa ne dice del 2014? 2015 non possiamo ancora parlare, comunque. A livello cristiano dovrei fare gli auguri, anche Certo. perché anche la Chiesa ci offre dei messaggi importanti per la nostra vita, per la nostra crescita di buoni cristiani. Tutti ci siamo scambiati gli auguri su WhatsApp, Telegram, vedo che anche voi ricevete tantissimi Tantissimi, auguri. tantissimi messaggi, certo. Mi preme farvi gli auguri anche da parte mia, Radio Grazie. Studio 95 e Telemelito, a tutti coloro che vi ascoltano e vi seguono, che sono tantissimi. Ma che bell'augurio ci viene da Dio. Ecco, a questo proposito prendo la benedizione che ci offre Dio a tutti quanti e che noi siamo chiamati a estendere al mondo intero. Vi riprendo per un attimo il versetto 24, 20, 26 del libro dei Numeri. Sentite che bellissima questa benedizione che io estendo a tutti gli ammalati e a tutti coloro che vi seguono. Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Questo è forse uno dei più bei auguri che. Che dovrebbero rimanere impresse nella mente di ognuno di noi, Don Giovanni. Grazie Bravissimo per Filippo, questo. bravissimo, questo è vero. E poi siamo anche nella giornata mondiale per la pace. Per la pace. Questo è fondamentale. Il Papa, in un suo slogan per questa 48esima giornata mondiale della pace, ha come titolo questo slogan: Non più schiavi, ma fratelli. È proprio vero, viviamo in un mondo dove ancora la schiavitù è una piaga sociale, è attuale. Ecco perché mai più schiavitù e più fratellanza. Però per chiedere la pace non bisogna andare lontano. Viviamo in un mondo dove ci sono tante guerre e noi siamo chiamati a pregare per la pace. Ma dobbiamo pregare soprattutto per la pace nelle nostre famiglie. Ecco, preghiamo perché sia un anno di pace, perché sia un anno di pace nei nostri cuori, perché prima di chiedere la pace all'esterno dobbiamo vivere in pace con noi stessi, perché se tu sei in guerra con te stesso non puoi dare la pace agli altri. Quante famiglie che vivono in guerra tra di loro, quante tra marito e moglie, tra vicini. Ecco, preghiamo per la pace, perché la pace è un bene prezioso, così regge uno slogan per l'umanità. E noi siamo chiamati a vivere in pace con noi stessi e estendere la pace. Che sia veramente un anno nuovo, un anno di pace, un anno di tranquillità, di serenità. Questo è l'augurio più bello che io possa E fare a noi tutti quanti. cercheremo di, ricordo, ripeto ancora, di tenere bene in mente le parole che ci sta dicendo Don Giovanni. Lei voleva fare vedere un'immagine alla nostra telecamera. Don Giovanni, prima, ecco, vediamo se riusciamo. Eccola qui, la nostra telecamera si avvicina. Ecco, bellissima. E cosa ci vuole dire di questa immagine, Don Giovanni? Questa immagine abbiamo concluso l'anno nel segno di Maria, Gesù e Giuseppe. E in quanto cristiani iniziamo l'anno nel loro segno, nel segno di Maria, Giuseppe e Gesù, la Sacra Famiglia. Tutti siamo chiamati a guardare alla famiglia, alla Sacra Famiglia, perché oggi la nostra vita, la vita di ogni giovane, di ogni persona dipende dalla famiglia. Tutto parte dalla famiglia. Se i figli cresceranno con veri valori, valori autentici, è proprio perché la famiglia è presente nella vita dei figli. Perché se una famiglia è assente nella vita di un figlio, allora quel figlio crescerà senza valori. Queste sono parole importantissime che ognuno di noi dovrebbe farne tesoro. Io, Don Giovanni, so che lei va di fretta perché deve dire la Santa Messa adesso. È trovato giusto a passare qui dai nostri studi per fare un saluto e gli auguri di buon anno a tutti i telespettatori, i telemedi, i radioascoltatori della Studio 95. Però, ecco, non può passare inosservato, Don Giovanni, un fatto bruttissimo che nella fine del 2014, in questi ultimi giorni, abbiamo vissuto tutti quanti a Melito, un segno di vandalismo bruttissimo, la croce alla Chiesa dell'Immacolata. Cosa vuol dire di questo fatto bruttissimo, Don Giovanni? Fatto triste, parlavamo di famiglia e qui gli adulti hanno le loro colpe, tra virgolette. Ecco, è triste vedere una croce senza braccia, la croce messa lì durante il Giubileo del 2000, la croce che per noi è simbolo, è fondamentale per cristiani e non, è simbolo dell'amore misericordioso di Dio, questo Cristo che ha dato la vita per tutti, per tutti.
È triste, e lo dico è triste, ecco perché invito a Melito, invito i melitesi a svegliarsi, a ribellarsi a queste situazioni. Non si può vivere con queste situazioni, è triste. Don Benvenuto Molare è intervenuto, è stato messo al corrente anche il nostro arcivescovo. Allora, melitesi, svegliamoci, diamo un segno di cristianità, perché i veri cristiani si vedono dal fatto che danno proprio segni positivi, positivi, segni gioiosi. Cristo è morto per tutte ed è triste. Ecco perché tanta gente su internet si sono domandate perché tutto questo. Anche il coro Suor Enrica Borone è intervenuto su Facebook. Ecco, perché Don Giovanni, lei che veramente è una persona eccezionale, perché una persona così normale deve compiere un gesto così orribile? Forse perché manca di valori, forse perché manca di qualche cosa, ma non è possibile tutto questo. Cosa dobbiamo dire a questa persona? Ecco, io spero che in lui o in loro ci sia veramente un atto di conversione e che chieda perdono, almeno dinanzi a Dio, che chiede perdono a Dio per questo atto vile. Ecco, perché Dio ci giudica. Forse noi non abbiamo visto chi è stato, nessuno ha visto chi è stato, ma Dio vede tutto, Dio vede e provvede. Ecco, noi questo giusto che la presenza di Don Giovanni dovevamo non appunto fare finta di nulla di questo atto vandalico che in questi ultimi giorni, proprio sotto le feste di Natale, Capodanno, è successo proprio alla chiesa dell'Immacolata qui a Melito, una croce senza braccia, orribile, veramente ha toccato tantissime persone a Melito, Don Giovanni, quindi ci auguriamo che queste cose non accadano più. Quindi speriamo che il 2015 sia veramente quell'anno che tutti noi aspettiamo, quell'anno che ci possa essere, non dico, ma un po' di più di serenità, di tranquillità, di pace, di amore, insomma. Ecco, sì, così va vissuto l'anno, che sia ricco per tutte le famiglie, ricco di pace, di serenità, d'amore. Ma io mi appello alle famiglie, perché se le famiglie in genere sono presenti nella vita dei figli, allora i figli crescono con veri valori, veramente, che sono i valori della pace, della gioia, della fratellanza, quei valori che ci ha trasmesso la Sacra Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria. Auguro questo veramente, che sia veramente un anno di serenità, di pace, di gioia e di speranza per tutti, che tutti possano capire che nella nostra vita senza Cristo non si va da nessuna parte. Ecco, in questo momento, Don Giovanni, sono tantissime le famiglie, siamo noi, sapete, come radio, televisione, entriamo dentro le case della gente, quindi ci stanno vedendo, ci stanno ascoltando. Un messaggio per chiudere, perché Don Giovanni deve correre, io lo terrei qua tutta la mattinata, perché oltre è una persona eccezionale, Don Giovanni, quindi poi molto vicino ai giovani, soprattutto. Ecco, Don Giovanni, devo dire che il suo lavoro è stato soprattutto con i giovani, perché ho visto tantissimi giovani nelle due comunità, Rogudi e Marina di San Lorenzo. E approfitto a questo proposito di fare anche gli auguri di buon anno alle mie due comunità, Marina di San Lorenzo e Rogudi. Ecco, un augurio per chiudere di un 2015, Don Giovanni, e l'aspettiamo ancora naturalmente qui nei nostri studi, perché è eccezionale. Don Giovanni, le sue parole ti toccano veramente e ti fanno star bene. Io in questo momento sto vivendo un momento felicissimo del mio inizio del 2015. Grazie comunque per la sua presenza. Grazie a tutti voi, un messaggio che sia veramente l'anno 2015 un anno ricco di tutto ciò che volete voi. Non mettiamo valori, metteteli voi là dentro, tutti i valori, perché di disvalore ne abbiamo avuti tanti in questo anno che è passato, ma che sia veramente un anno dove ognuno di voi possa scrivere tutte le pagine della vita. Abbiamo 365 giorni, provate a scrivere qualcosa di positivo nella vostra vita e proviamo a scriverlo insieme. Ecco, qualcuno, Don Giovanni, le rubo solo un altro secondo. Mi ha scritto stamattina l'anno che viene, il 2015, è come un libro di 365 pagine vuote. Ecco, prova a scrivere qualcosa sorridendo nel 2015. Bellissimo. Un messaggio mi è arrivato, ecco, mentre scrivi sorridi, ecco, di tutto quello che poi ti capita giorno per giorno. In fin dei conti il sorriso è gratis, bisogna darlo a tutti, esatto. E questa è la cosa più bella che possiamo fare. Io ringrazio Don Giovanni che è stato qui con noi, e lo aspettiamo, lo invitiamo sempre quando lui vuole venire, per noi è un grande piacere e sarà sicuramente un grande piacere, perché già il suo primo appuntamento quando è venuto qua, caro Don Giovanni, le persone che mi hanno incontrato per strada
era simpaticissimo Don Giovanni, un sacco di complimenti veramente. Quindi lo aspettiamo ancora, è di casa, qua quando vuole Don Giovanni può arrivare tranquillamente. Grazie ancora, buon anno. Grazie a voi, grazie a Radio Studio 95, grazie a te Filippo, grazie a Bruno, grazie a tutti voi. Buona giornata e buon anno a tutti. Grazie mille.